Bella domanda, il ruolo della musica nella società ai tempi nostri. Secondo me ha un ruolo importante se fatta con cognizione e con intelligenza, perché può fare danni anche la musica, eh. Ciao Buondì, Fabri. Bene, tutto bene? sì, tu hai riposato bene? Sì, non male. Qualche giretto l'ho fatto, insomma, negli anni, ma devo dire che, come spesso capita, noi musicisti arriviamo nei posti, abbiamo il soundcheck, devi riposare magari qualche ora, e poi interviste, incontrare, quindi vivi poco la città. Ragazzi arrivano più tardi. Yes, ora sto scoprendo veramente dei luoghi fantastici e bisognerebbe avere un po' più di tempo quando si va in giro a suonare, o se no prenderselo per andare a visitare i posti, perché l'Italia è piena di posti meravigliosi e Perugia devo dire che è veramente un incanto, ovunque ti giri, per dire anche quando sei in hotel ti affacci e c'è una vista meravigliosa e anche questo contribuisce a comunque portarti poi a suonare in un certo modo. Tutta una serie di cose fino da quando arrivi a quando vai a dormire che ti mettono nelle condizioni giuste. Mentre aspettiamo il Sì. palazzo, posso dire due cose sul concerto, che forse Sì. magari non c'è. Faremo un pick up da qua. 4:30. Troverete Marco, già sul van, un fotografo e un Raccontare il altro. festival è difficile raccontarlo perché bisognerebbe viverlo per rendersi conto di tutte le emozioni, dell'efficienza di tutto lo staff di Umbria Jazz. Venire a lavorare qua si arriva sereni perché si sa che ci sono tutta una serie di cose che funzionano, che sono al top e quindi, a parte la bellezza di trovarsi e il prestigio di trovarsi in un cartellone sempre importante come è quello di Umbria Jazz, ma anche il fatto di poter lavorare serenamente, quindi venire qua e fare il proprio lavoro, pensare solo a suonare, questa è una cosa che ti mette in condizione di lavorare al top e ahimè non è una cosa che si trova sempre. Dal mio punto di vista è una giornata normale di un concerto, il luogo è atipico, quindi andiamo avanti come di solito, Suoni al volo, facciamo il sound, cioè queste cose spostiamo, prendiamoci il tempo per sapere queste cose. Stavo dicendo che è particolare essere a Perugia, Umbria Jazz, che non c'è Umbria Jazz. Guardi più la città invece che la gente, perché poi alla fine quando vieni a Umbria Jazz comunque incontri gente, sai sempre parlare così, Sì. dice notavo sta Guardi anche cosa, no? questo Che giri, spazio. ti fai magari anche una passeggiata guardandoti attorno. Una luce pazzesca. Sì, è bellissimo. Thank you.
saliamo col pianoforte, per cortesia. Una volta che Marco, il mio collega, ha ripreso, che si stacca da terra, sì, aspettate che arrivi su, poi lui, e poi continuate con la salita, altrimenti ce lo perdiamo sto momento, tanto è 2 minuti. Noi facciamo 2 scinte, una sulla tastiera e una sulla coda, poi mettiamo di rinforzo una cinta che non si aprano le altre due, le leghiamo esternamente. Raga, è alta, la torre è 30, È perfetto. Sto vedendo la ripresa dal drone, è uno spettacolo, bellissima, la luce è meravigliosa. Madonnina mia, il pianoforte sta girando. Tu non guarda. Mamma mia. Beh, la tensione ce n'è tanta, eh. La tensione ce n'è tanta. Fatto. Prima volta ad Umbria Jazz, suonavo con Maurizio Gianmarco, facevamo un tributo a Chet Baker, ma in realtà era anche la presentazione di un libro che era uscito per la Minimum Fax, che era Come se avessi le ali. E per la prima volta ho conosciuto Carlo qui. Dove ci porti? È la prima volta in vita mia che vedo quella porta aperta, perché i tempi miei non c'era quell'ingresso, quindi è la prima volta. Qui c'era la chiesa. Perché tu sei di questo quartiere qua? Poi ti faccio vedere dove sono nato, qui dietro l'angolo. E questa è la mia parrocchia, adesso ci sono i Cavalieri di Malta, quindi no. Ecco. Ci facciamo promotori per rimettere a posto il portone? Chiamiamo Gustavo, va bene? Eccoci. Ah, però. Io ho lasciato Portasole nel 49, ma l'ingresso adesso ufficiale, c'era solo questa porta, io non l'ho mai vista aperta. Non ricordo, ma sicuramente Raffaello c'era prima, ma noi durante la guerra non lo sapevamo. Non lo sapevate. Sicuramente, perché non l'ho mai vista aperta. E giocavamo a pallone qui fuori, quindi adesso torniamo in centro, però facciamo una strada diversa da via Raffaello e prendiamo le scalette di via Mattioli. Ecco qua. Eccoci. Mamma mia, che scorcio già bellissimo. Allora, quello è il portone dove abitavo, sono nato all'ultimo piano, quella finestra era la mia finestra e quello era il mio bagno. Piazzetta era abbastanza famosa negli anni 70, anche negli anni 60 prima di Umbria Jazz, perché qui si faceva il teatro in piazza. Ma pensa! Ah sì,
A Bottega sei mai stato? Facevamo anche le jam session una volta. No. Poi Filippo ha deciso che ne facciamo troppo tardi a meglio. No, però i lanci li fanno sempre, il lanciadino sempre durante il festival. Sono nel programma, no? Beh, no, c'è suonato, finché è stato vivo c'era sempre Sellani. Ah, Renato, sì, giusto, che faceva qua con Morricone, certo. Esatto. Beh, il festival per chi decide di viverlo intensamente può essere un'esperienza incredibile, perché puoi sentire concerti a tutte le ore, mangiare a tutte le ore, bere anche direi. E quindi c'è un'atmosfera molto bella, infatti io consiglio sempre, insomma, chi non è mai stato un Umbria Jazz di prendersi almeno 2 o 3 giorni, perché è un peccato venire e stare un giorno e rimani poi con la voglia. Quindi anche il fatto di poter andarsi a vedere un concerto in teatro anche d'estate, poi vai all'arena, stai all'aperto, ci sono anche le location molto diverse una dall'altra, i jazz club dove si fanno le jam, veramente se uno ha fame di musica viene qua e devo dire che in 2 o 3 giorni può fare una bella scorpacciata. Il rapporto con Fabrizio è un rapporto prima di tutto di amicizia, ci vogliamo un sacco di bene al di fuori della musica. E siamo molto amici e questo non è da sottovalutare, insomma. Ma quando suono con lui si crea sempre qualcosa di magico, e quando suoniamo col quartetto questa cosa viene amplificata. È bellissimo perché ognuno di noi suona con l'altro, mai sull'altro. In realtà questa cosa fa anche sì che ogni concerto sia diverso, viene fuori qualcosa di diverso, e questa cosa ti permette anche di divertirti molto di più. Il collegamento con Fabrizio, sia in quartetto che o in duo, ci troviamo molto con modo proprio di vivere la musica. Mi ricordo che ci ha colpito a entrambi al soundcheck. Cioè ci siamo messi là a suonare e siamo un po'... Oh, mi sa che... Cioè, non per vantarci, però tra di noi proprio ci siamo subito trovati. Che... E infatti, se non sbaglio, c'è una registrazione di quel primo incontro e io sento la stessa cosa che succede adesso. Una delle caratteristiche che più adoro del quartetto è che ognuno di noi crea delle storie sempre diverse durante il live. Noi suoniamo sempre molto insieme, siamo veramente collegati umanamente, spiritualmente e musicalmente. È molto bella questa cosa. Io da bassista mi sento veramente libero nel quartetto. E questa è una sensazione che, credimi, non provo sempre. E questa libertà sicuramente è data dall'intelligenza e dalla anche libertà d'animo che ha appunto il leader Fabrizio, ma anche Nicola e Julian. Perché comunque tu puoi essere libero quanto vuoi dentro di te, ma se poi tu non trovi terreno fertile quando suoni, è impossibile, no? Thank you.
Sono felice di questo quartetto prima di tutto perché ho trovato delle persone meravigliose e dei compagni di viaggio e dei grandi amici su cui so che posso contare non solo quando faccio musica, ma in qualsiasi momento. E con loro si è sempre risolto tutto, perché c'è una grande complicità. E adesso sono un po' di anni che siamo in giro a suonare insieme, abbiamo un disco già uscito, State of the Art, e uno che sta per uscire. Sento di poter affermare che in questo momento, almeno per me, è il gruppo, sono i musicisti che mi fanno rendere al meglio, sia sullo strumento e poi musicalmente. Per me è sempre una grande festa, sempre anche un motivo di crescita quando suono con loro. Sento che riusciamo a tirare fuori qualcosa di importante, almeno per noi, perché potrebbe essere presuntuoso dire che questa cosa avvenga e che sia sempre recepita dal pubblico. La maggior parte delle volte sembra che avvenga, ma non sono io a doverlo dire. Quando abbiamo ripreso Ombra Jazz dell'82, e appena inizio le scalette c'era un panificio che ci raccontava non so quante migliaia di bomboloni vendeva dopo mezzanotte. Andavano in brufane e li mandavamo a prendere verso le 2, le 3. Faceva anche la pizza. E a quei tempi, capito, si andava a letto tardi. Tu sei mai venuto qui, eri giovane? Beh, lì lo facevamo Gil Evans dopo la serata di Sting. Ecco, guarda, ancora c'è, guarda. Ancora c'è il fondo, guarda. Ancora c'è. Ma che meraviglia. Che spettacolo. Grazie Carlo. Ciao. A dopo. Ciao, ciao. Ciao. Oh. Beh. Devo dire che c'è un certo impatto. Io trovo che la musica suonata, fatta, anche scritta con una intenzione di aprirsi e di comunicare con la società, può essere veramente un veicolo anche, no? Anche perché è un linguaggio veramente universale. One, two.